17 giugno 2023, San Michele Arcangelo a Lourdes de Maria. Se il 15 giugno avete fatto questo, siete salvi. I demoni ora hanno paura della Beata Vergine. In un messaggio divino precedente, ricevuto da Lourdes de Maria, si parlava della data del 15 giugno come data importante, una data in cui ci saremmo dovuti confessare affinché la protezione personale contro il male che ci circonda potesse aumentare. Adesso, se ci siamo confessati spiritualmente e quindi ci siamo preparati a quello che avverrà, siamo più forti e nulla può allontanarci dall'amore della nostra carissima Madonna, alla cui vista i demoni scappano via. Non immaginate infatti quanto Satana e i suoi adepti odino la Madre di Gesù, che Dio ha dotato di un grande potere. Leggiamo il messaggio. Amati figli della Santissima Trinità, vengo a voi per portarvi la parola divina. L'abbraccio dei Sacri Cuori è il rifugio con cui gli uomini combattono i demoni che li tentano. Il cuore immacolato di Maria vi chiama a concedervi a lei per rifugiarvi nel suo grembo virginale davanti al quale i demoni hanno paura. Arrivano le tenebre e non avrete comunicazioni. Crescete nella fede, siate caritatevoli e non rifiutate di aiutare il vostro fratello in questi momenti difficili. Figli della Santissima Trinità, le difese spirituali sono indispensabili per voi, difese che prendete con la vostra libera volontà per combattere tutto ciò che vi allontanerebbe dal nostro Re e Signore Gesù Cristo. In questo momento, già preparati spiritualmente con la confessione del 15 giugno, decidete per una nuova vita senza tanto male che vi allontana dal nostro Re Signore Gesù Cristo e dalla nostra Regina Madre. I buoni propositi devono essere una realtà in ognuno di voi. Dovete armarvi della corazza della fede e decidere per una vita combattiva contro il peccato personale. Pregate, figli della Santissima Trinità, pregate perché il Regno Unito sta soffrendo troppo per la guerra e il suo suolo sta tremando. Aberdeen soffre, Glasgow soffre per il terremoto, l'Irlanda soffre. Figli della Santissima Trinità, la Francia è scossa dal terremoto, Lione è duramente scossa, Marsiglia soffre per la guerra e per il terremoto, Havre è colpita dall'acqua e scossa. Figli della nostra Regina e Madre dei tempi finali. Questo è un tempo in cui dovete essere accorti come serpenti e innocenti come colombe. Amato popolo della Santissima Trinità, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Tutto è pronto per il tempo che verrà da parte di chi muove e agita i mulini dell'umanità. Guardate ciò che sta accadendo nel mondo e non negate ciò che sta accadendo. Continuate sulla retta via con fede, con amore, con carità e con abbondante amore per il prossimo. La benedizione trinitaria sia in ciascuno, salvezza e perdono. San Michele Arcangelo. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.